Buongiorno dal vostro meteoclimatologo Claudio Cassardo. Nella pillola di oggi voglio parlarvi degli anticicloni. Come dice la parola stessa, un anticiclone, antonimo di ciclone, è una circolazione a grande scala attorno a una regione di alta pressione. In senso orario nel nostro emisfero e antiorario nell'emisfero australe. Per intenderci, in meteorologia, con grande scala, si intende la grandezza di un continente. A causa dell'alta pressione presente nel suo centro, l'aria tende a muoversi scorrendo verso l'esterno, spinta dal gradiente di pressione. Tuttavia, siccome la Terra ruota, questo moto viene complicato dalla presenza della forza di Coriolì, che tende nel nostro emisfero a deflettere verso destra le correnti. Il risultato è che si viene a formare una corona circolare di correnti uscenti dal massimo anticiclonico verso l'esterno a livello del suolo, mentre al suo centro l'aria viene richiamata dagli strati superiori verso il basso, generando così i cosiddetti moti verticali di subsidenza, cioè correnti di aria che scende dalla tropopausa, che ricordiamo è lo strato stabile in cui la temperatura smette di diminuire con l'altezza, posta alle nostre latitudini tra circa 9 e 12-15 km, verso la superficie. Una corrente d'aria discendente è in genere secca. Questo perché una massa d'aria che inizia a scendere ha un suo contenuto iniziale di vapore acqueo e quindi una sua umidità relativa che dipende dalla sua temperatura. Durante la discesa, tuttavia, la pressione atmosferica aumenta e quindi aumenta anche la sua temperatura per la maggiore compressione. I fisici chiamano questo processo adiabatico. La legge di Clausius-Clapeyron ci dice che all'aumentare della temperatura aumenta anche il quantitativo di vapore acqueo alla saturazione, cioè il massimo contenuto di vapore acqueo che l'aria può contenere prima che esso debba condensare. L'umidità relativa, quella che è espressa in percentuale, ci dice proprio quale percentuale di vapore acqueo è presente rispetto alla saturazione. Ad esempio, quando si dice che l'umidità relativa è del 75%, vuol dire che in quelle condizioni ci sta ancora il 25% di vapore acqueo. Oltre tale valore, quello in eccesso condensa, formando nebbia o nubi. Se una massa d'aria scende e si scalda, questa percentuale tende a diminuire. Questo perché il numeratore di questa frazione, che rappresenta quanto vapore acqueo effettivamente è presente nella massa d'aria, non cambia, mentre il denominatore, che rappresenta quanto vapore acqueo può stare in atmosfera, aumenta. Quindi non dobbiamo stupirci se normalmente gli anticicloni sono associati a cieli sereni, temperature alte e ottima visibilità. Però più avanti vi dirò che non è sempre così, sarebbe troppo facile. Ora però vorrei accennare alla differenza tra un anticiclone e un promontorio di alta pressione. Nel primo caso, cioè l'anticiclone, se noi producessimo un grafico tridimensionale della pressione, vedremo una sorta di collina, il cui punto più alto rappresenterebbe appunto il massimo di pressione. Nel caso di un promontorio, invece, si parla di un prolungamento di un'area anticiclonica, che nella visione tridimensionale assumerebbe l'aspetto di un crinale che dalla collina si protende verso una direzione, abbassandosi gradualmente di quota man mano che ci si allontana dall'area centrale. Molto spesso, quando si parla di anticiclone africano, in realtà si tratta di un promontorio che dall'Africa sconfina fin sul bacino del Mediterraneo. Ora vediamo qualche numero che ci aiuti a comprendere la questione del gradiente di temperatura. Prendiamo come esempio il radiosondaggio di Cuneo dello scorso 23 giugno alle ore 12 UTC. Ricordo che GMT o UTC sono la sigla del tempo universale, cioè quello riferito alle ore solari sul meridiano di Greenwich, detto
D'estate noi siamo 2 ore più avanti rispetto a quell'ora. In quel giorno il Piemonte era sotto l'influenza temporanea di un promontorio dell'anticiclone africano. Quel radiosondaggio lo potete trovare facilmente sul sito web dell'Università del Wyoming, impostando su Google la chiave di ricerca Wyoming Radio Sounding in inglese. Guardando il radiosondaggio, la tropopausa in quel giorno si collocava a circa 12 km di quota e la temperatura a quella quota era di circa meno 60 gradi. Più in basso, alla quota di circa 3 km, la temperatura era di circa 7 gradi. 67 gradi in 9 km significa un gradiente di temperatura effettivo di circa 7,4 gradi al chilometro. Questo è un valore superiore al gradiente tipico della troposfera, che normalmente si assume essere di 6 gradi e mezzo al chilometro. Notiamo che un processo adiabatico perfetto, secco, porterebbe a un gradiente di circa 10 gradi al chilometro. Ma siccome il movimento verticale di discesa dell'aria negli anticicloni è lento e si produce un certo rimescolamento dell'aria, non si arriva mai a questi limiti su strati così spessi. Già il fatto che il gradiente verticale sia superiore ai 6 gradi e mezzo al chilometro, che è il valore standard, denota la presenza della compressione adiabatica. Notiamo ancora come, in tale strato, l'umidità dell'aria diminuisca progressivamente man mano che dalla tropopausa scendiamo fino ai 3 km di quota. I meteorologi esperti lo capiscono guardando il profilo della temperatura di rugiada, che è una grandezza collegata all'umidità. Un giorno vi spiegherò esattamente di che cosa si tratta. Quindi si può notare come i profili di temperatura e di temperatura di rugiada, cioè le due linee nere spesse sul radiosondaggio, si allontanino progressivamente scendendo dai 12 ai 3 km. Qualcuno si sarà chiesto perché io abbia fatto il calcolo fermandomi a 3 km invece che proseguire fino al suolo. Ovviamente c'è un motivo, ed è lo stesso motivo per il quale vi ho detto che non sempre negli anticicloni o nei promontori anticiclonici il tempo è sereno. Lo strato di atmosfera vicino al suolo è influenzato dal suolo stesso e risente quindi delle sue condizioni, e per questo ha un nome particolare, si chiama strato limite. Nei testi di fisica dell'atmosfera lo strato limite è definito mediamente come spesso circa 1,5 km, ma in realtà lo spessore varia con le stagioni e il tipo di tempo. D'inverno, a causa della radiazione solare molto inclinata anche nelle ore più calde, lo spessore dello strato limite può limitarsi anche a qualche centinaio di metri, mentre d'estate tale spessore può arrivare anche a 2-3 km. In questo strato, nelle ore più calde, c'è la convezione, che è un fenomeno fisico identico a quello che fa bollire l'acqua del tè nella pentola sul gas, che aiuta a trasportare il calore dal suolo verso l'alto, in quel caso dalla pentola verso l'alto. E ovviamente d'estate questo fenomeno, almeno di giorno, è molto efficace. Quindi che cosa capita? Abbiamo due diversi tipi di movimenti verticali negli anticicloni. Nello strato limite, cioè vicino al suolo, l'aria si solleva verticalmente, la convezione. E nella parte alta della troposfera l'aria invece scende verticalmente, la subsidenza. Torniamo al radiosondaggio di Cuneo del 23 giugno. Alle 12 UTC al suolo, che a Cuneo vuol dire circa 500 metri, c'erano circa 27 gradi, mentre a 3 km di quota, partendo dal basso stavolta, c'erano 5 gradi, quindi un raffreddamento di 22 gradi in 2 km e mezzo, pare un gradiente di 8,8 gradi al chilometro, che è addirittura superiore a quello visto prima, perché qui lo strato è più sottile e i moti sono più vigorosi. Però, se vi ricordate, c'è un problema. A 3 km abbiamo 5 gradi se saliamo dal basso, ma 7 gradi se scendiamo dall'alto. Quindi sembra che lo strato limite sia più fresco di quanto non lo sia l'atmosfera soprastante. Ecco che quindi si crea un piccolo strato di inversione termica.
Si chiama inversione perché in questo strato sottile di atmosfera, che a Cuneo in quel giorno era spesso meno di 500 metri, la temperatura aumenta da 5 a 7 gradi, salendo invece di diminuire. Questa presenza di uno strato di inversione termica non è una stranezza di questa località o di questo giorno, ma una caratteristica tipica delle situazioni anticicloniche o di promontorio. Se l'anticiclone è ben strutturato e robusto, l'inversione può essere anche più marcata. Siccome uno strato di inversione termica è molto stabile, per capirlo servirebbe la fisica, ma si può intuire pensando che quando l'aria fredda, cioè più densa, sta più in basso dell'aria calda, che è meno densa, la situazione è molto stabile. Quindi ne consegue che questo strato fa da barriera e non permette alle due circolazioni di frammischiarsi. Come dicevo, d'inverno l'altezza dello strato limite è solo di qualche centinaio di metri e così durante le giornate di alta pressione, anche nelle zone di bassa montagna, diciamo dai 1000 metri in su, le temperature sono insolitamente alte perché tali zone sono interessate direttamente da questi moti discendenti. Perché ho detto che non sempre il cielo è sereno? Perché in realtà dipende molto dal grado di umidità presente vicino al suolo. Abbiamo visto che nello strato limite l'aria sale e salendo si raffredda. Il raffreddamento aumenta l'umidità relativa portando il vapore acqueo più vicino alla saturazione. Se l'aria nello strato limite è molto umida, la condensazione può avvenire nello strato limite stesso, formando nubi stratificate poco spesse, generalmente stratocumuli, che non possono salire oltre l'inversione termica per via della sua stabilità, ma possono stazionare anche tutto il giorno. Questo tipo di nubi anticicloniche è abbastanza tipico delle condizioni anticicloniche autunnali invernali in Valle Padana, quando l'inversione termica è così bassa da situarsi dentro il catino delle Alpi e quindi protetta da eventuali infiltrazioni di aria transalpina e può perdurare per diversi giorni. Tutto il discorso che vi ho fatto finora si riferisce principalmente alle ore diurne. Nelle ore notturne, se il cielo è sereno, vicino al suolo, l'irraggiamento notturno, cioè l'emissione di radiazione infrarossa del terreno, tende a far diminuire rapidamente la temperatura del suolo e a seguire quella dell'aria immediatamente vicina al suolo stesso. Si forma così, anche in prossimità del suolo, un'altra inversione termica, di spessore tanto maggiore quanto più lunga è la notte, più sereno è il cielo e quanto meno vento c'è. Di solito dalle nostre parti lo spessore tipico di questa inversione è di 100-200 metri a partire dal suolo. In questo strato l'aria è molto stabile. Il mattino successivo, in caso di cielo ancora sereno, questa inversione viene rimossa più o meno rapidamente dalla radiazione solare, ovviamente dipende dalla stagione, d'inverno è molto più lento questo processo, a meno che durante la notte non si sia formata della nebbia da irraggiamento. Questo perché il vapore acqueo per via del calo termico può aver raggiunto il punto di saturazione e quindi essere condensato. In questo caso la rimozione dello strato di inversione è molto più lenta in quanto la sommità della nebbia riflette la radiazione solare. Concludo questo discorso ribadendo quanto avevo già detto e spiegato in una pillola precedente a febbraio quando avevo parlato dell'inquinamento. Le condizioni anticicloniche, come si è visto, tendono a impedire il rimescolamento dello strato limite col resto della troposfera per via della barriera di stabilità dovuta all'inversione termica. Se d'estate questo non è un problema grave, dato che lo spessore dello strato limite spesso supera i 2-3 km e quindi garantisce comunque il rimescolamento dell'aria nel sottilissimo strato pochi metri dal suolo in cui noi viviamo. Oggi comunque non vi parlo dello smog fotochimico che è presente di più d'estate. D'inverno la situazione può essere diversa. Innanzitutto lo strato limite è molto più sottile d'inverno. Inoltre la radiazione solare è molto debole. Si possono formare nebbie,
cosicché il profilo di temperatura può contenere diversi strati con piccole inversioni termiche, che sono magari residui di evoluzioni dei giorni precedenti, e questi agiscono da barriere e ostacolano il rimescolamento dell'aria. Il risultato è che spesso le emissioni tendono ad accumularsi nello strato d'aria in cui noi passiamo la maggior parte della nostra vita, influenzando la nostra salute se le sostanze sono nocive, e purtroppo molte lo sono. Per contro, d'estate può capitare che in condizioni anticicloniche lo strato limite, pur rimescolando l'atmosfera in uno strato molto più ampio, non riesca ad eliminare il vapore acqueo che è continuamente emesso in qualche modo dalla superficie terrestre. Questo contribuisce all'incremento progressivo dell'umidità e quindi all'aumento del disagio corporeo quando alle alte temperature si uniscono alti valori di umidità. Quindi, come si è visto, gli anticicloni spesso ci regalano il cielo sereno, ma non sempre, e inoltre sono anche associati a problematiche di inquinamento d'inverno e di afa d'estate. Insomma, l'anticiclone non porta sempre il bel tempo. E se contro l'umidità possiamo fare poco, ridurre le emissioni pericolose per la nostra salute dovrebbe essere un imperativo. Con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima pillola. Arrivederci.